Bentornato Goodler, bentornata. Continuando un po' il discorso della lezione precedente, andiamo a vedere adesso qualcosa riguardo alle regole del firewall, come impostarle sul Defender installato in Windows 10. Cos'è innanzitutto? Il firewall è un componente di sicurezza di un computer o di una rete informatica. Può essere un programma, quindi un software, oppure un componente fisico, un hardware. Si occupa di controllare ed eventualmente bloccare gli accessi alle risorse di un PC o di una rete, analizzando il traffico dati in entrata ed in uscita che avviene con un determinato protocollo e relativo ad un servizio per una specifica porta, una o più porte. In pratica riduce il rischio di accessi indesiderati o fuoriuscita di dati non dovuti. Come si realizza? Accedi dal vecchio pannello di controllo, se lo vuoi cercare, dalla sezione impostazioni o più rapidamente facendo una ricerca nella sezione di Cortana con le parole chiave di Windows Firewall. Si presenterà la scritta Windows Defender Firewall. Cliccaci sopra e accederai a una nuova finestra dove troverai la situazione della tua rete o delle tue connessioni al PC, suddivisa in reti private o reti pubbliche, qui poi con una serie di pulsanti. Infatti, dai pulsanti di sinistra potrai scegliere di impostare le funzionalità. Tramite il primo potrai consentire alle applicazioni di comunicare attraverso il firewall. Si aprirà una lista che popolerà la nuova finestra e qui potrai consentire la comunicazione se ti necessita, eventualmente ad un'altra applicazione se non la trovi specificata in questa lista. Se è già presente, potrai scegliere se consentire la comunicazione solo in presenza di connessioni private oppure in presenza di connessioni pubbliche, selezionando o deselezionando dei segni di spunta. I pulsanti invece modifica impostazione di notifica o l'altro attiva disattiva Windows Defender Firewall abilitano o disabilitano il firewall per reti pubbliche o per reti private. Se disabiliti il firewall non avrai più la protezione degli accessi e comunicazioni delle applicazioni. Qui una rappresentazione che ti permette di abilitare o disabilitare il firewall per una rete privata o una rete pubblica. Potrai anche bloccare tutte le connessioni in ingresso, incluse quelle nell'elenco delle applicazioni consentite, oppure abilitare o disabilitare l'invio della notifica del firewall al PC nel caso in cui il firewall stesso dovesse bloccare una connessione. Il pulsante ripristina impostazioni predefinite, ovviamente riporta cliccandoci sopra allo stato originale le impostazioni del firewall. La sottosezione Impostazioni avanzate è quella che ci consente appunto di definire le regole. Si aprirà una finestra corposa di funzioni. Eccola qui rappresentata. L'essenziale è che troverai le regole di connessione in entrata ed in uscita. Clicca su Regole connessione in entrata se vorrai impostare una regola di connessione in entrata, altrimenti sul pulsante in uscita. Sulla destra nasceranno dei pulsanti e qui dovrai cliccare su Nuova regola. Al centro troverai una serie di scelte che opterai in base alle necessità. Potrai creare una regola per uno specifico programma, abilitando a comunicare attraverso il firewall, oppure aprire una o più porte dello stesso e altre opzioni. Scegliamo ad esempio quella che vogliamo impostare ora, l'apertura di una porta, quindi clicca su Porta. Nella finestra successiva sceglierai il protocollo che richiede il programma al quale dovrai aprire la porta, quindi selezionerai se scegliere il protocollo TCP o UDP. Sotto potrai selezionare la porta specifica che dovrai aprire, supponiamo in questo caso il numero 4662. Se dovessi aprire più di una porta, potrai separarli tramite una virgola oppure un gruppo di porte e separarli tramite un trattino, un segno meno. Terminata la scrittura, potrai cliccare
cliccare su avanti. Ora le operazioni da eseguire naturalmente è se bloccare o consentire la connessione. In questo caso selezioniamo consenti la connessione e poi clicca di nuovo su avanti. A questo punto scegli il profilo da impostare. Se dovrai applicare questa regola per un profilo privato o se il tuo computer è sotto dominio oppure per una rete pubblica o anche tutte e tre le soluzioni. Seleziona quindi la regola da applicare e poi clicca su avanti. Ora darai il nome alla regola ed eventualmente nel campo dedicato inserisci una descrizione per una futura migliore comprensione. Dopodiché clicca su fine e avrai terminato. A questo punto troverai nella zona centrale la regola che hai appena creato. Quando e se vorrai potrai cliccare sulla stessa e selezionare il pulsante elimina o più semplicemente premere il tasto cance e confermare se vorrai eliminare la regola. Oppure, se volessi, potrai cliccare due volte sopra la stessa regola e si aprirà una sottosezione con un gruppo di schede che ti permetteranno di interagire con la regola appena creata modificando i parametri che avrai inseriti. La procedura appena eseguita può essere replicata per le connessioni in uscita oppure per consentire l'accesso, il lavoro ad un programma ottenendo così lascia passare attraverso il firewall. Naturalmente ricorda che dovrai aprire anche la porta di eventuali firewall fisici come quelli del router e qui ti rimando appunto alla lezione precedente dove ho spiegato il port forwarding e il relativo tutorial. Termino ricordandoti che quando Windows rileva una nuova connessione dovrai consentire o meno se rendere individuabile il PC all'interno della rete quando te lo notificherà, in modo da poter fruire delle risorse a disposizione sia software che hardware. Potrai verificare a questo punto l'apertura della porta se il servizio funziona correttamente oppure grazie a servizi di terze parti come il sito che ti ho citato nella lezione precedente YouGetSignal. Riceverai appunto una notifica di apertura o chiusura delle porte tramite questo sito. Bene, Google, andiamo a vedere come impostare le regole per il firewall. Scegliamo la via di Cortana, scriviamo Windows Firewall e clicchiamo sul pulsante Windows Defender Firewall del pannello di controllo. Qui hai una rappresentazione che può essere immediata nella quale evidenzierai lo stato delle connessioni della tua rete che ovviamente è attualmente attivato sia per le reti private che per quelle pubbliche. Qui una serie di pulsanti che ti permette di cambiare le impostazioni, come consentire ad un'applicazione di comunicare tramite il firewall. Se vorrai potrai cambiare le impostazioni tramite il pulsante modifica impostazioni, si abiliterà la possibilità di selezionare o deselezionare dei segni di spunta per inibire la connessione tramite il firewall. Sarà a te scegliere in base alle tue necessità individuare l'applicazione al quale vorrai consentire o comunque modificare i parametri oppure scegliere una nuova applicazione qualora non fosse presente in questa lista cliccando sul pulsante consenti un'altra app e andando a individuare il percorso dove si trova l'eseguibile del dato programma. La sezione modifica impostazioni di notifica potrà abilitare o disabilitare completamente il firewall qualora tu lo voglia, però ricordati che avrai minor sicurezza, oppure potrai bloccare tutte le connessioni in ingresso, incluse quelle nell'elenco delle applicazioni consentite, quindi di fatto è come se vai a bloccare tutto il traffico delle applicazioni, oppure potrai inibire la possibilità del Defender di notificarti a schermo quando viene bloccata un'applicazione. Questa possibilità è separata per una rete pubblica o una rete privata a seconda di dove stai lavorando. Il pulsante attiva disattiva Windows Defender replica le stesse cose appena dette. Invece la sezione ripristina impostazioni predefinite cliccando sopra ripristinerà la condizione e le impostazioni del firewall
come se avessi appena installato il sistema operativo. La sezione che ci riguarda particolarmente è le impostazioni avanzate, che presenta una sezione centrale di riepilogo e due pulsanti regola delle connessioni in entrata o in uscita che potrai selezionare. A quel punto potrai aggiungere una nuova regola. Qui potrai selezionare il tipo di regola, se aprire la connessione ad un programma oppure, come nel caso in cui vogliamo nello specifico di questa lezione, aprire una porta cliccando sul pulsante regola le connessioni tramite una porta in base al protocollo TCP o UDP. Cliccando su avanti andrai a selezionare il tipo di protocollo e qui potrai inserire la porta che deve essere aperta o il gruppo di porte. Qui ti cita un esempio di come impostare questo parametro. Dopodiché, cliccando su avanti, andrai alla sezione che ti permetterà di bloccare la connessione, consentire solo le connessioni protette oppure includere anche le connessioni non protette che faranno fede a questa regola. Clicca pure su avanti e qui dovrai scegliere se questa regola dovrà essere applicata al PC che si troverà sotto dominio, a una rete privata o una rete pubblica. Quindi potrai scegliere se limitare una connessione solo a una rete privata oppure tutte quante. Clicca poi su avanti, darai il nome della regola, in questo caso scriviamo semplicemente apertura porta, e qui una descrizione che ti permetterà in seguito di migliorare la comprensione qualora dovessi tornare su questa regola. Quindi possiamo semplicemente scrivere apertura porta 4662, dopodiché confermiamo con il pulsante fine e troveremo la nostra regola in vista. Selezionandola potrai decidere di eliminarla se vorrai, oppure cliccandoci sopra due volte o selezionando il tasto proprietà si aprirà una sezione dove potrai interagire con la stessa e apportare delle modifiche dei parametri che avrai appena selezionato. Quindi potrai decidere di bloccare o meno questa regola, selezionare il programma relativo alla regola che hai appena impostato, quindi andare ad individuare l'eseguibile per applicare la regola stessa, oppure andare a sfogliare le altre schede che ti permetteranno di rendere più granulare questa impostazione in base alle tue necessità. Ecco qui la possibilità di poter applicare la regola a tutti i profili cliccando sul pulsante applica. Qui potrai impostare l'applicazione della regola ad uno specifico indirizzo oppure a tutti gli indirizzi IP, quindi qui dovrai riportare eventualmente l'indirizzo IP al quale è dedicato specificamente questa regola, oppure tornare su porte e protocolli e impostare altre aperture sempre per questo specifico protocollo o cambiare il protocollo. Una volta che avrai completato, clicca appunto su OK ed eventualmente potrai replicare l'apertura di questa regola sul pulsante regola connessioni in uscita e applicare anche in questo caso una nuova regola. Altra possibilità di accedere a queste impostazioni è tramite il pulsante impostazioni, selezionando reti ed internet, andando ad individuare il pulsante Windows Firewall. Qui, come vedi, hai la possibilità di selezionare in maniera granulare come proteggere il tuo computer andando ad agire sulla rete di dominio privata o pubblica in maniera semplice. Potrai attivare o disattivare dando conferma il firewall per la singola rete, quindi in questo caso ho disattivato completamente il firewall per un computer connesso ad una rete di dominio, la potrai riattivare semplicemente tramite questo pulsante. Quindi ogni rete ha la possibilità di attivare o disattivare il firewall e anche bloccare tutte le connessioni in ingresso, incluse quelle che sono precedentemente consentite, quindi tramite applicazioni legali. Qui potrai accedere alla sezione che abbiamo visto in precedenza. Questa è la sezione delle notifiche. In pratica potrai ottenere una notifica se il centro di sicurezza o il firewall va a bloccare una connessione di una nuova applicazione. Qui puoi
disabilitarla, come abbiamo detto in precedenza, oppure selezionare singolarmente il firewall per il dominio al quale è connesso il tuo computer. Nelle impostazioni avanzate tornerai nella sezione precedente, dove troveremo appunto la regola apertura porta appena creata, che a questo punto possiamo anche andare a rimuovere e chiudere la sezione. Il pulsante ripristina impostazioni predefinite ovviamente ripristinerà le impostazioni del firewall come se avessi appena installato il sistema operativo. Bene, nella prossima lezione ancora informazione su Windows 10. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao, presto da Carlo e alla prossima!